Radio, ben trovati amici di Medion, Radio Medion con la speciale calcio mercato. Ci scusiamo per il ritardo, ma insomma chiaramente le notizie, le indiscrezioni si susseguono a ritmi vertiginosi, quindi cerchiamo ovviamente di documentarci per relazionarvi e ragguagliarvi al meglio sulle linee guida e le strategie del Palermo attaccato City Football Group con la sessione invernale della campagna trasferimenti in pieno corso di svolgimento, che si sovrappone ovviamente con la percorsa agonistico della squadra, perché torna il campionato di Serie B sabato 14 gennaio. Palermo di scena al Renato Curi di Perugia per la prima giornata del girone di ritorno contro due grandi ex protagonisti della promozione in B targata Silvio Baldini, ovvero l'ex DS Renzo Castagnini e Gregorio Luperini, che è andato anche in gol nella sua ultima uscita con la maglia del Perugia. Vittoria ovviamente della compagine umbra a Benevento per 2-0. Perugia reduce da due vittorie consecutive. Perugia che sta risalendo la china dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, quindi avversario non semplice per la formazione di Eugenio Corini. Siamo in diretta live in streaming sul nostro portale www.mediagol.it, sulla nostra pagina Facebook, sui nostri canali social di riferimento e anche sulle piattaforme YouTube e Twitch. Ma non dimenticate canale 81 del digitale terrestre, diretta televisiva in tutta la Sicilia, il nostro format su Sesta Rete e TV. Allora, bisogna fare chiarezza, è successo un po' di tutto nelle ultime 36-48 ore, un obiettivo che sembrava davvero a portata di mano, che poi è sfuggito, quello relativo al profilo di Paolo Azzi, esterno mancino. Italo-brasiliano, ex Modena, il Palermo sembrava aver trovato un'intesa di massima sia con il club emiliano sia con l'entourage del calciatore, poi l'inserimento perentorio del Cagliari e il ragazzo che ha optato per la destinazione sarda. Palermo che non si è fatto cogliere impreparato, aveva due piste alternative già calde, perché ovviamente gli imprevisti, le contingenze avverse in sede di calciomercato sono sempre dietro l'angolo, e quindi il binomio dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno ha virato su altri due profili di qualità con acclarata esperienza in categoria. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Poi dobbiamo parlare anche dei movimenti che si profilano sia in zona nevralgica del campo, dove il lungo stop che purtroppo è in questo momento paventato per Leo Ostulaz costringe il Palermo a tornare prepotentemente sul mercato nel reparto, quindi ci sono diversi profili interessanti vagliati in questo momento dal management rosanero. E poi nel reparto offensivo, dove cova il fuoco sotto la cenere, perché tutto sembra stantio, ma così non è, perché insomma il Palermo sta battendo più piste, sta giocando su più tavoli per rinforzare il reparto avanzato. A disposizione di Eugenio Corini, www.mediagol.it, e questo indirizzo del nostro portale di informazione sportiva sul web, tutte le news sul Palermo calcio, sul calciomercato, sul panorama calcistico nazionale ed internazionale. Mi raccomando, interagite con noi nel corso di questa diretta, scrivete commenti, domande, spunti di riflessione, consigli per gli acquisti, considerazioni di ogni sorta. Noi vi daremo quanto più spazio possibile. E adesso non mi resta che presentare il valente collega Simone Ciappa, redazione Mediagol.it. Ciao Simone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Leandro, ben ritrovati ai nostri web spettatori. È puntata caldissima Leandro, perché andremo a scandagliare quelle che sono le strategie di mercato del binomio Rinaudo-Zavagno. Hai detto bene tu, è sfumato ormai quello che sarà il prossimo acquisto del Cagliari, ancora non è ufficiale, ma in giornata erano previste le visite mediche in Sardegna per il quasi ex Modena. Il Palermo non si fa trovare impreparato, e poi andremo a scoprire quali sono i nuovi nomi per quella che è la corsia esterna bassa. Andremo anche a parlare appunto di quello che è la strategia per quanto riguarda le manovre in attacco, e capiremo anche la situazione legata a Leo Ostulaz. Leandro, tantissimi messaggi, io partirei subito con Giuseppe. I nomi che si fanno non mi fanno
impazzire. Molina, Sibilli, l'unico nome spero che arrivi a quello di Valerio Verre. Tra i nomi, appunto, per quanto riguarda il centrocampo del Palermo. Ma vi sembra normale, dice Paolo, che sabato andremo a Perugia portandoci in panchina tutta gente fuori dal progetto e/o Primavera? In difesa poi la situazione è assurda. Oltre ai titolari che scenderanno in campo, in panchina ci ritroveremo soltanto Doda, Lancini e Pierozzi, ma è normale? Sarebbe stato opportuno forse scaglionare le uscite? Questo è il pensiero di Paolo. Poi ci sono tanti messaggi relativi appunto a possibili nomi per quanto riguarda il reparto offensivo. Andiamo con Benedetto, Coda e Jembasek sarebbero ideali in attacco. Poi Angelo ribadisce vogliamo Massimo Coda, ed è un nome che più volte è rintornato appunto tra i tifosi, tra i vari blog, tra i vari siti che riguardano appunto i tifosi rosanero. Leandro, quello di Coda. Assolutamente sì, insomma, un profilo dell'Ax chiaramente per la serie cadetta, un bomber nato, Massimiliano Coda, ovviamente tantissimi club su di lui. Il Palermo probabilmente cerca un attaccante non così di primissimo piano, con caratteristiche forse anche diverse, che possa fungere da alternativa a Matteo Brunori o comunque all'occorrenza affiancarlo, ma adesso parleremo del reparto offensivo, perché chiaramente a eventuali arrivi devono, tra virgolette, corrispondere anche delle cosiddette uscite nel reparto per quanto concerne gli attuali tesserati. L'osservazione per esempio di Paolo relativa al reparto difensivo e alla necessità forse di scaglionare dal punto di vista temporale le operazioni in uscita, un'osservazione legittima. Probabilmente il ragionamento che in questo momento si fa per quanto concerne il reparto offensivo, visto ovviamente l'imminenza del match di Perugia, ma non soltanto, ovviamente visto che il calendario propone tutta una serie di impegni che si sovrapporranno alla sessione di mercato, chiaramente il ragionamento che si fa in casa rosanera è questo qui. Allora, adesso parleremo anche di Valerio Verre per capire se è una suggestione, se è un obiettivo. Parleremo di Giuseppe Sibilli, con un profilo particolarmente interessante, e ricostruiremo un po' la situazione, ma andremo con ordine, partendo ovviamente dalla difesa, quindi dal ruolo di laterale mancino basso, dopo la fumata nera dell'operazione Azzi, ormai un giocatore del Cagliari, andremo a scandagliare i nuovi obiettivi, i nuovi profili monitorati da Rinaldo e Zavagno. Allora, prima una raffica di messaggi, Simone. Eh sì, andiamo con una raffica di messaggi, perché per quanto riguarda il nome di Sibilli, che appunto si fa per quanto riguarda il reparto offensivo, non proprio tutti i tifosi sono contenti. Allora, Salvatore, meglio un Letizia, un Barreca. Sibilli, 17 partite, 2 gol, tanto vale tenere Luca Vido. Questo è il pensiero di Salvatore. Poi Giuseppe ribadisce, mi piacerebbe Sec al Palermo. Poi Michele, mi dispiace essere duro, ma non si può vendere tutta la panchina e rimanere con un solo esterno sinistro. Puoi vendere 2 riserve solo se hai il contratto in mano da depositare del nuovo acquisto. Se a Sala venisse la febbre, chi giocherebbe? Sono tutte osservazioni assolutamente legittime. Sì, no, e spunti di critica assolutamente costruttiva rivolta all'attuale dirigenza, all'attuale società. È chiaro che poi non tutte le ciambelle riescono col buco, ovvero spesso e volentieri, insomma, gli scenari di mercato sorprendono, spiazzano. Probabilmente quel contratto depositato, il Palermo era anche convinto di averlo in mano, quindi insomma. Direi che all'operazione Azzi ha un po' scompaginato tra virgolette i piani, l'epilogo dell'operazione Azzi ha scompaginato i piani, ma anche l'infortunio di Leo Stulaz, per il quale si profila, lo ripetiamo, lungo stop, non v'è ancora certezza sul grado e l'entità della lesione muscolare alla coscia destra ai flessori, né sui tempi di recupero. Il giocatore sta svolgendo ulteriori accertamenti diagnostici ancora più minuziosi
silenziosi, ancora più approfonditi in questi giorni, e ne sapremo tra pochissimo di più su quelli che saranno i reali tempi di recupero del playmaker sloveno. Davvero una stagione sfortunata, la sua prima in maglia rosanero. Allora Simone, noi abbiamo pubblicato anche un pezzo particolarmente articolato e dettagliato sul ruolo di laterale sinistro basso, ricostruendo un po' la vicenda Azzi, ma focalizzando anche l'attenzione su quelli che sono i due nuovi profili monitorati dal Palermo, ovvero quello di Martella, che tutti conosciamo, no? Per avere un'esperienza acclarata in Serie B, tantissime presenze, oltre 160 se non sbaglio, con il Crotone, con il Brescia. E poi ovviamente c'è anche l'alternativa Masciangelo, lo abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato, e occhio anche a Barlai, che è uscita dal Cagliari con l'arrivo di Azzi. E a questo proposito, ecco, se tu vai sul nostro portale, sul pezzo in questione, troverai anche una serie di statistiche, no? Un breve ritratto descrittivo sia di Martella sia di Masciano, in modo tale che Masciangelo. Scusate, in modo tale che i nostri web spettatori possano magari conoscerli meglio. Eh sì, Leandro, stiamo parlando innanzitutto di due profili, soprattutto il primo, quello di Bruno Martella, che è già stato peraltro allenato da Eugenio Corini quando sedeva appunto sulla panchina del Brescia. Sul calciatore ovviamente nulla da dire, perché in tal senso costituisce una garanzia nel reparto. Diciamo che è un laterale mancino che negli ultimi anni praticamente ha fatto quasi sempre la B a vincere. Ha ottenuto la promozione con il Crotone, l'ha ottenuta con il Brescia, lo scorso anno 32 presenze con la Ternana, e Lucarelli aveva un punto focale appunto sulla corsia mancina con il calciatore classe 1992. L'altro profilo, ovviamente parliamo di Masciangelo, il laterale che in questo momento è in forza al Benevento, stesso ruolo ovviamente, ma le caratteristiche ovviamente sono pressoché identiche, un po' meno presenze rispetto a Martella in Serie B, 85, ma comunque stiamo parlando di un calciatore di assoluta esperienza nel torneo cadetto, quindi non sono alternative assolutamente minori, Leandro, ma sono alternative di assoluto livello, di assoluto spessore per quella che è la categoria. Assolutamente, anche 7 gol in 160 presenze tra regular season e playoff in B per Bruno Martella, e anche 83 presenze, se non erro, in Serie A per quanto riguarda l'ex Brescia e Crotone, con un gol messo a segno. Cosa stavi per dire su Masciangelo? Masciangelo per esempio è anche un calciatore che serve parecchi assist, perché diciamo nel corso della sua carriera ne ha serviti circa una trentina, e stiamo parlando di un calciatore che ha fatto playoff di Serie B, playout ovviamente anche nel torneo cadetto, ma anche playoff di Serie C e campionati appunto nel torneo cadetto, come dicevamo, e quindi è un giocatore di assoluto livello. Allora, in considerazione ovviamente dell'esiguità del numero dei tesserati in rosa, figlia anche delle cessioni già ultimate dei giocatori ai margini del progetto tecnico, è facilmente ipotizzabile che né le uscite di Doda né quella di Edoardo Lancini si concretizzeranno nel corso di questa settimana, perché il Palermo a questo punto magari vorrà aspettare di incastonare nuovi tasselli e completare il mosaico per non andare in sofferenza, per non andare in difficoltà anche nella partita magari successiva, quella contro il Bari, che si giocherà di venerdì sera al Renzo Barbera. Per quanto riguarda il centrocampo, insomma, le ipotesi ovviamente sono molteplici per quanto riguarda il tassello da innestare in zona nevralgica, e sia Rinaudo che Zavagno stanno setacciando alacremente
tutte le varie opzioni per il centrocampo, e in questo momento ce ne sono davvero diverse. C'è una suggestione su tutte, c'è un obiettivo di assoluto prestigio che è quello che porta al nome di Valerio Verle, che già indossato la maglia rosanero, tra l'altro con un'esperienza felice nel 2013-2014, ottenendo la promozione in Serie A con il Palermo guidato da Gattuso prima, Beppe Iachini e poi un Verle che collezionò 20 presenze in quell'anno e fu comunque un elemento prezioso come tutti, che ha dato il suo contributo a un campionato in crescendo e poi alla fine davvero dominato. Valerio Verle, che è un centrocampista particolarmente eclettico, perché è in grado di fungere da playmaker, da trequartista, da mezzala di sinistra, brevilinio, passo rapido, piede educato, grande visione di gioco. Insomma, sarebbe un acquisto davvero importante. Sta anche giocando con la Sampdoria, 54 minuti per lui nell'ultima sfida di campionato tra Sampdoria e Napoli. Non è facilissimo, ovviamente, che il club Peraltro, Leandro, proprio legandomi all'ultima uscita appunto contro il Napoli di Spalletti, anche tra i migliori in campo, l'ex Palermo. E quindi, allora, è vero che in uscita e che con ogni probabilità, diciamo, dal punto di vista tecnico non è molto tenuto in considerazione, però parliamo di un profilo di assoluto livello per quanto riguarda il ruolo. È una bella suggestione, ma non è semplice da realizzare, questo lo diciamo realisticamente e concretamente, anche per i parametri economici, anche per i numeri, anche per il fatto che chiaramente il giocatore comunque in un momento difficile la Sampdoria sta mostrando il suo valore, sta giocando anche con una certa continuità, quindi insomma staremo a vedere, ma è comunque un obiettivo. Il Palermo vuole verificare se sussistono i margini per chiudere un'operazione importante che alzerebbe non di poco il livello tecnico di personalità in mezzo al campo. Poi, Leandro, ti giro una domanda, perché in molti ce la stanno ponendo, è inutile che la metti in sovraimpressione, perché nelle ultime ore è sobbalzata questa suggestione di Franco Vázquez. Ma al momento nulla ci risulta in merito, nulla ci risulta in tal senso. Anche lì, insomma, è chiaro che parleremo di un giocatore per cui, come tu ben sai, insomma, io calcisticamente impazzisco, perché lo ritengo un fuoriclasse davvero degno di ben altre categorie. Anche lì è un'operazione complessa. Perché? Perché è difficile che il Parma in questo momento topico della stagione decida di privarsi di un suo leader, di una sua punta di diamante per esperienza, per cifra tecnica, e insomma bisogna capire anche come il Palermo andrebbe a collocarlo dal punto di vista tattico in questo 3-5-2 che a volte diventa 4-3-3, a volte 4-4-1-1 di Eugenio Colini. Staremo a vedere. Al momento, insomma, noi non abbiamo riscontri concreti, quindi da qui ritenerla una pista plausibile, al momento non esistono interlocuzioni, è una magnifica suggestione. Mentre qualcosa di più concreto esiste per Giuseppe Sibilli, ne abbiamo parlato, è un attaccante in forza al Pisa, tra l'altro anche un idolo dei tifosi toscani. Il Palermo ha fatto un sondaggio qualche giorno fa, incassando la piena disponibilità ovviamente da parte del calciatore ad accettare il trasferimento. Non è un giocatore in uscita della serie che il Pisa è ben felice di tenerlo nel suo roster offensivo, però visto che sta chiudendo diverse operazioni nel reparto avanzato, al cospetto di un'offerta congrua il club toscano potrebbe anche lasciarlo partire. Contratto in scadenza 2026, un giocatore che potrebbe muoversi con la formula del prestito, con l'obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Al momento solo un sondaggio del Palermo, che ha incassato la disponibilità da parte l'eventuale disponibilità, gradimento da parte del calciatore al cospetto di un trasferimento in Sicilia, ma null'altro. Al momento non ci sono evoluzioni, ma è uno dei profili sondati. È un sondaggio al pari di quello effettuato da Leandro Rinaudo per Demba Sec. Qui stiamo parlando di un profilo di altissimo livello, un attaccante senegalese di grande gamba, di grande forza fisica, capace di interpretare sia il ruolo
ruolo di quinto di centrocampo in un 3-5-2 con spiccata vocazione offensiva, sia di fungere da esterno destro di un tridente in un 4-3-3. Anche lì il Torino l'ha pagato 3 milioni, ovviamente Juric avrebbe piacere che il ragazzo collezionasse maggiore minutaggio e giocasse con più continuità, ma anche lì i parametri economici sono particolarmente esosi, importanti, sia dal punto di vista dell'ingaggio del calciatore, sia della richiesta del Torino, che certamente non te lo presta a titolo gratuito. E quindi anche questo, insomma, è un profilo di sicuramente di qualità, ma al momento siamo ancora allo stadio embrionale, insomma sono dei sondaggi che non sono diventate vere e proprie trattative. Quando e se lo diventeranno, sarà nostra cura ovviamente informarvi. Certo. Vai. No, assolutamente, Leandro, anche perché, dico per semplificare un po' la situazione, perché molti dei tifosi ci scrivono appunto per quanto riguarda Sibilli, io sintetizzo un po' quello che ha detto Leandro. Sostanzialmente Sibilli si muove soltanto se il Pisa fa un'operazione di livello in entrata. Poniamo il caso, si vocifera per l'interesse di Moreo dal Brescia per quanto riguarda il Pisa, se mai dovesse concretizzarsi appunto l'affare Moreo, probabilmente il Pisa potrebbe pensare di cedere Sibilli. Attenzione ragazzi, perché comunque Leandro, mi rivolgo anche a te, non tutti i tifosi e i nostri amici web spettatori sarebbero contenti di Sibilli soltanto perché si rifanno a dei numeri: 17 presenze e 2 gol nel campionato in corso, 35 presenze allo scorso torneo cadetto, 5 gol, e ricordiamo un po' quello che si era detto 2 anni fa per quanto riguarda Matteo Brunori rispetto a Pietro Cianci, e poi Brunori ha smentito tutti con i suoi 29 gol e attualmente è il vice capocannoniere del campionato cadetto con 9 gol. Assolutamente sì, spesso insomma i numeri e le annate dipendono da una serie concomitante di fattori che poco attengono al valore assoluto, alle qualità del calciatore in oggetto. Insomma Brunori credo che ne sia una testimonianza eloquente. Allora occhio, perché abbiamo scandagliato un po' tutti i profili seguiti dal Palermo in questo momento. Nelle ultime ore rimbalza anche la voce di un interessamento del Perugia per Edoardo Soleri. Anche qui ovviamente è il caso di fare chiarezza, ovvero in questo momento Edoardo Soleri non è considerato un giocatore in uscita dal Palermo. La sua posizione può considerarsi in stand-by, al pari di quella di Luca Vito. Il ragazzo sta molto bene in Sicilia, non vorrebbe assolutamente lasciare il club rosanero. Ricordiamo che è stato riscattato di recente, ricordiamo che ha firmato un triennale scadenza 2025 col club di Viale del Fante. Insomma è abbastanza evidente che Castagnini, che l'ha voluto fortemente, che l'ha portato in Sicilia a prezzi estimi il calciatore, è anche chiaro che in un roster di potenziali ipotetici attaccanti da innestare al suo Perugia c'è anche l'idea Soleri, ma tutto si ferma qui allo stato attuale, perché né il Palermo al momento ha messo sul mercato il ragazzo, né tantomeno è stata manifestata un'insofferenza, una volontà, un desiderio da parte di Soleri, che comunque ha giocato certamente poco in questa prima parte di stagione, di cambiare maglia. Poi è chiaro, signori, attenzione, questo l'abbiamo detto anche in settimana, diverse puntate fa, il Palermo si sta muovendo anche per quanto concerne il reparto offensivo, perché magari punta a individuare dei profili con caratteristiche diverse, ad alzare il livello di cifra tecnica, di personalità, di spessore al reparto. Quindi è normale che magari dovendo, tra virgolette, rivoluzionare il reparto, dovendo a quel punto ratificare un'operazione praticamente conclusa, la posizione di Soleri potrebbe cambiare, la posizione di Vito potrebbe cambiare. Al momento Edoardo Soleri non è un giocatore in uscita, né ha chiesto di andare via.
Sì, Leandro, andiamo avanti con una raffica di messaggi perché sono veramente tanti. Giuseppe, meno male che Leandro Rinaudo aveva detto che sarebbe stato un mercato importante quello del Palermo, per ora non mi sembra. Poi, per quanto riguarda Molina, scrive Antonino, è una valida alternativa e sostituto di Elia, tutta corsa, è una vera freccia. Poi, sempre Michele, sì. Concentra sul reparto offensivo destro, non c'è ancora un nome per sostituire Elia che era titolare inamovibile prima dell'infortunio e del cambio di modulo. Si Abbiamo cerca parlato un di Sec, abbiamo sostituto. parlato di Molina, no? Esatto, poi andiamo avanti. Antonino invece è sicuro, arriveranno i rinforzi giusti al Palermo di qualità e di spessore. Marcello invece ha una sua filosofia sulla vicenda Azzi. Il punto non è stabilire se Azzi fosse o meno un buon acquisto, se il suo arrivo avrebbe migliorato le potenzialità del Palermo. L'esito della trattativa mette a fuoco piuttosto e rilancia una serie di interrogativi mai risolti. Uno, quale sia l'effettiva potenza monetaria che lo sceicco intende destinare al club rosanero, se un Giulini qualsiasi sia riuscito a prevalere nell'asta che era in atto e se il giocatore abbia preferito Cagliari a Palermo. Due, quanta parte abbia avuto appunto, secondo me, il messaggio di Marcello continua il peso specifico della presenza di Claudio Ranieri sulla panchina, Leandro. È un fattore perché chiaramente è un personaggio di questo spessore su scala mondiale, una figura davvero iconica, un tecnico pluridecorato del genere, ha un ascendente, un carisma che può affascinare, che può accattivare un profilo che magari ha militato fin qui sempre in categorie inferiori. È la classica vicenda di calciomercato dove probabilmente al cospetto di un'operazione già definita, poi l'irruzione di un terzo incomodo che magari ha messo sul piatto probabilmente anche nelle condizioni migliori sia per il Modena che per il calciatore ha sparigliato le carte, ha ribaltato un finale che sembrava già scritto. Bisogna contestualizzare ovviamente il tutto perché io non credo sinceramente che il City Football Group avesse problemi di liquidità nell'effettuare un rilancio per ingaggiare, per convincere un profilo No, come, no, come Paolo assolutamente. Azzi. Bisogna anche capire l'opportunità di andare oltre un determinato limite in relazione anche al valore e al plus di quel profilo, di quel calciatore in quel momento. Magari non si è ritenuto opportuno farlo o per virare su altri obiettivi a parità di condizioni. Immagino questo, perché insomma, ragazzi, tutto possiamo tra virgolette dire obiettare, ma insomma, certamente dal punto di vista della liquidità, della solidità, della forza economica, stiamo parlando di una delle holding più prestigiose e ambiziose al mondo. Quindi, insomma, non credo che sia stato questo il punto nell'operazione Azzi. Eh sì, continuiamo avanti, Leandro, con nuovi messaggi. Poi, Antonino, ci vuole un attaccante che fa 10-12 gol. Salvo, scrive, non è lo stesso esempio dei gol, ma a sto punto ci teniamo vivo. Qua si sta parlando che la porta la vede poco e niente. Si parla Credo che il riferimento ovviamente sia a Sibilli, di sì, è chiaro. Sibilli. Poi, Leandro, entro in tackle perché il mercato in avanti va fatto anche in funzione di quale è il modus operandi da qui alla fine del campionato per quanto riguarda il modulo. Io credo che il tecnico Eugenio Guarini voglia andare avanti con il 3-5-2 e lì cambiano le prospettive del mercato perché con ogni probabilità qui si cerca un attaccante ha detto appunto dei nostri web spettatori che faccia 10-12 gol, un po' il Soleri che per carità dico è tanta roba per quanto riguarda la formazione rosanero, però secondo me è anche buono avere un attaccante che anche se non segna tanto faccia spazio, crei spazio per Brunori per gli inserimenti senza palla e quindi poter andare più spesso liberamente in zona realizzativa. Leandro.
Sì, probabilmente il Palermo di attaccanti vuole farne anche due, mi Certo. viene da pensare, ovvero una seconda punta con caratteristiche complementari, no? Che possa quindi anche convivere con Brunori, con dei movimenti, tra virgolette, sincroni in E da relazione alle questo punto di caratteristiche. vista ci siamo con Sibilli, perché Sibilli ha spesso giocato nel 4-3-1-2 di D'Angelo, quindi sempre in coppia con una prima punta di peso lì davanti e lui a girare attorno. E poi un finalizzatore che funga da prima alternativa, da alter ego, da vice Brunori, il Casignoli, parliamoci chiaro, dico, nel momento in cui viene un raffreddore all'attaccante italo-brasiliano sono problemi grossi dal punto di Certo. vista realizzativo per questa squadra, quindi Palermo deve anche cautelarsi perché il campionato è lungo, estenuante, perché Brunori non può sempre fare pentole e coperchi, non può sempre togliere ogni settimana le castagne al fuoco, e quindi bisogna anche, a mio avviso, trovare un'alternativa importante di livello performante anche in qualità di punta centrale, caro signor Ciappa. Eh sì, sono d'accordo anche con Lollo che da YouTube scrive: non sono tutti Brunori, non è il momento di scommettere, abbiamo bisogno di qualcuno che ci assicuri proprio i numeri, altrimenti ci teniamo soleri, perché poi il correttore È crea chiaro queste che fa problematiche a così livello di scherzi. impegno. E infatti, poi novità, Nestorowski, Leandro, vuoi sintetizzare qualcosa per quanto riguarda Nestorowski? Sì, credo anche qui stiamo parlando di una mera suggestione perché è un calciatore comunque con caratteristiche molto simili a Matteo Brunori, un predatore d'area di rigore, un finalizzatore, un centravanti rapace vecchio stampo. Tra l'altro, insomma, è anche un giocatore straordinariamente, come tutti ricordiamo, competitivo. Non credo che accetti la Serie B, ma soprattutto accetti la panchina perché. Conoscendo Ilia, insomma, lui si sente ancora in grado di fare la differenza su un di gol. Ha avuto un po' di problemi fisici. Ultimamente in Serie A ha fatto fatica, ma insomma, in Serie B, a mio avviso, è un attaccante che a livello realizzativo in the box sposta ancora gli equilibri. Assolutamente, Leandro. Sono le 15:19. Siamo maledettamente in ritardo, ma si sa, quando si parla di calciomercato non Andiamo vorremmo mai lunghi. concludere. Andiamo lunghi. Leandro, noi diamo appuntamento a domani, sempre alle 14:45 sui nostri canali social di Mediagol.it, sul nostro portale invece 24 ore su 24. Sì, 24 ore su 24, aggiornamenti nel pomeriggio, sempre in materia di calciomercato. Non perdete assolutamente d'occhio il nostro portale di informazione sportiva. Grazie ovviamente al grandissimo Simone Ciappa. Torniamo domani, Simone Ciappa, vediamo se lo sai, a che ora? Noi torniamo, l'avevo già detto poc'anzi, sei stato poco attento. 14:45 sui nostri Bravo. canali social, Facebook, YouTube e Twitch, ma soprattutto sul canale 81 del Digitale Terrestre, Sesta Rete TV. Noi salutiamo come sempre i nostri colleghi di Sesta Rete, Leandro. Andiamo a lavorare, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.